Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Oggi inauguriamo una serie di video tutorial dedicati ad Adobe Audition. Questi tutorial saranno gratuiti, quindi piccoli consigli per utilizzare al meglio questo software. Mentre informo coloro che sono abbonati a questo canale YouTube, quindi coloro che hanno sottoscritto un abbonamento da 2,99€ al mese, che nelle prossime settimane pubblicherò un mini corso o un corso vero e proprio, insomma, su Adobe Audition per imparare finalmente ad utilizzare questo fantastico software per gestire il suono sostanzialmente. Audition è un software meraviglioso, comunica perfettamente con Premiere, quindi se siete dei videomaker, imparare ad utilizzare Audition sicuramente spingerà le vostre produzioni a livelli ancora più avanzati. Però detto questo è per gli abbonati. Per tutti gli altri iniziamo con un tutorial su un problema che in molti mi hanno segnalato tra i commenti a tutti gli altri video tutorial. Il problema è questo: quando si ha un file audio stereo con all'interno due canali mono, su uno chiaramente il canale sinistro e uno il canale destro, dove in un canale c'è l'audio ambiente e in un altro canale c'è l'audio microfonico, come si fa a separare i due canali per poterli lavorare separatamente? Mi spiego meglio facendovi ascoltare questi canali audio. Insomma, abbiamo un file stereo, quindi una traccia stereo composta da due canali audio mono, ma disposti in maniera tale che uno vada a ricoprire il canale di sinistra, mentre l'altro va a ricoprire il canale di destra. Il canale di sinistra ha l'audio ambiente, ascoltate. E su Amazon Prime, devo fare attenzione perché mi confondo. Ok, l'altro canale invece, il canale di destra, ha l'audio del microfono. Venerdì. E su Amazon Prime, chiaramente ascoltando questi due canali contemporaneamente avremo un effetto un po' strano, che è questo. E su Amazon Prime. Ok, avete capito qual è il problema. La domanda che alcuni di voi fanno è: lavorando in Audition, come faccio a lavorare, ad estrarre i due canali audio e trattarli in maniera separata? Intanto c'è da dire che se guardate nel pannello progetto di Audition c'è il vostro nome, il vostro file, ok? E a fianco c'è una linguetta che, se la espandete, vi darà accesso al canale di sinistra e al canale di destra. Facendo doppio clic sui singoli canali potrete isolarli e ascoltarli separatamente. Quindi devo fare attenzione perché mi confondo le piattaforme. E notate come io possa andare a selezionare direttamente un singolo canale, quindi io posso andare già qui a andare a lavorare sul singolo canale, in questo caso quello di destra, applicare un effetto, fare quello che voglio, aumentare il volume per esempio. Nessuno ci vieta di operare come siamo soliti fare in Audition. Chiaramente però attenzione, io sto lavorando ancora su un file stereo e quindi se adesso andassi ad esportare questo file sentirei solo il canale di destra perché ho disattivato il canale di sinistra. Se io andassi a fare doppio clic sul canale di sinistra, al contrario, potrei andare a lavorare solo sul canale di sinistra, vedete, diminuisco il volume per esempio, però anche qui, se adesso andassi ad esportare questo file, avrei comunque un file stereo con solo il canale di sinistra presente. Ovviamente se andassi ad esportare un file stereo, se andassi ad esportare un file mono, avrei risolto in parte il problema. Se io però volessi avere direttamente questi due canali proprio separati per lavorarli singolarmente e trattarli a parte senza averli agganciati al file master di qui sopra, come devo fare? Bene, se voi cliccate con il tasto destro del mouse sopra al nome del file su cui state lavorando, così per esempio, potete accedere alla voce estrai canali in file mono. Questa funzione, come suggerisce già il nome, ci separa i due canali audio che compongono questo file stereo in due canali mono. Quindi avremo altri due file che sono stati estratti, vedete, L ed R, e sono i due canali che erano presenti nel file audio originale ma separati. Quindi questo sarà il canale di destra e questo è il canale di sinistra. Se io vado ad aprire il canale di destra, per esempio, televisione, spettacolo, vedete che ho in questo caso l'audio microfonico che posso lavorare tranquillamente come più mi aggrada,
e su quest'altro file, che era il canale di sinistra, avrò l'audio ambiente. Rischi di fare confusione, no? Oh, ovviamente sono due canali e quindi sono due file audio sostanzialmente con una traccia unica, mono, ok? È importante la distinzione tra traccia e canale, tra mono e stereo. Se non avete ben chiaro questo concetto, vi invito ad accedere al corso base di Premiere Pro e in una delle ultime lezioni, quelle dedicate all'audio, parliamo proprio di questo concetto. Spero che questo video vi sia servito. Se avete voglia, a breve, come già detto, pubblicherò il corso su Audition, se non sapete utilizzare questo software molto bello. E altrimenti registratevi, ovviamente, anche registrandovi avrete comunque accesso a tanti video tutorial completamente gratuiti. Nel prossimo video parleremo di come fare la stessa identica cosa però con Adobe Premiere Pro, e questo è un argomento che sicuramente interesserà molti videomaker, perché vedo molti videomaker commettere errori molto gravi nella gestione degli audio stereo ma composti da canali separati, mono, uno ambiente e uno microfonico. Però per maggiori dettagli ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao, grazie!